Confronto tra Liguria e Piemonte oggi a De Ferrari sulla programmazione del servizio ferroviario per le tratte che interessano i due territori. I presidenti Burlando e Cotta, gli assessori Vesco, Paita, Rossetti e Rossi per la Liguria e Bonino, Cavalera e Molinari per il Piemonte hanno fatto il punto sulla situazione che si è creata a seguito dei tagli di trasferimenti dallo Stato. I collegamenti tra centri urbani e realtà periferiche dei territori regionali rischiano riduzioni per molti pendolari. Da difendere i servizi a vantaggio di studenti e lavoratori in Valbormida, nella tratta Cuneo-Ventimiglia e in quella Genova-Acqui. Si ragiona dunque su un riequilibrio a favore di queste realtà partendo da una revisione dei collegamenti intersiti della linea Torino-Genova, ipotesi fondata sul maggiore cadenzamento e sulla riduzione dei tempi di percorrenza dei treni regionali piemontesi introdotta dal 15 dicembre con l'orario invernale. Cambiamenti che dovranno però essere discussi anche a livello nazionale. Liguria e Piemonte apriranno velocemente un tavolo tecnico con Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Resoffere de France per poi chiedere un confronto il più presto possibile con il Ministero.